Professore, ci racconta invece qualche storia legata proprio alla sindrome della fatica cronica che lei ha studiato e conosciuto e fatto conoscere in Italia per primo, perché finché non c'è stata la sua dichiarazione, il far conoscere un po' in giro, le persone avevano questo problema magari da anni e non sapevano cos'era. Il caso di Chiara, veramente un caso che mi colpì a quel tempo, in quanto Chiara era una caposala di un ospedale vicino alla Lombardia, non in Italia, ma vicino alla Lombardia, cui si recava abitualmente ogni giorno a lavorare. Quando fu colpita da un'infezione, adesso non ricordo bene che tipo di infezione, un'influenza, una mononucleosi, non ricordo, che veramente la mise KO, e contrariamente a quanto lei pensava, sarebbe ripresa, invece non si riprendeva. Dopo mesi e mesi di questa impossibilità a tornare al lavoro come caposala, non so se a quel tempo era caposala, forse era infermiera, comunque insomma lavorava in un ospedale, e venne con suo marito, che tra l'altro era medico, e che aveva sospettato questa cosa. Effettivamente aveva una classica sindrome da fatica cronica post-infettiva, e fu trattata e con ottimo risultato, devo dire, perché è tornata praticamente nella normalità, ha avuto tre figli, adesso ha tre figli, è tornata a lavorare. Ma l'interessante di questa storia era che i suoi datori di lavoro, diciamo, assolutamente non avevano creduto a questa storia. Pensavano che lei fosse una lavativa, ci marciasse. Come spesso dire, succede, come si può dire. Come succede spesso queste storie che non conoscono la patologia, ma non sanno che molte di queste persone non hanno nessun vantaggio a marciarci sopra, no? Tutti siamo stanchi, io vorrei essere stanchi, così sto a casa, non vado a lavorare, eccetera, ma molti poi perdono il lavoro, la fatica cronica, per cui non è che c'è da marciarci tanto, ovviamente non è assolutamente così. E anche Chiara, quel tempo che venne con me al Maurizio Costanzo Show, proprio per parlare, testimoniare, anche ne sto parlando appunto perché è una cosa pubblica, non è che rivelo appunto dei segreti, perché siamo andati al Maurizio Costanzo Show. E a quel tempo ricordo che la storia non impressionava il pubblico, ricordo proprio quella sera, e invece lo impressionò molto quando io dissi che Chiara aveva effettivamente una specie di influenza cronica, un'influenza che durava anni, che i suoi sintomi erano quelli di un'influenza che però, certamente si risolve in una settimana, questa durava da anni, e questo l'aveva portato in quelle condizioni. Ecco, questo impressionò molto la gente, vedere tutti avevano avuto l'influenza, sapevano come si sta che tipo di male quando c'è l'influenza, si è così debilitati, spossanti, si deve stare a letto, non si riesce a concentrarsi su niente, non si riesce a leggere, bisogna dormire, si ha sonno, proprio esattamente i sintomi che capitavano a Chiara e che capitano a quelli che hanno la sindrome cronica. Fortunatamente col trattamento riuscì a tornare indietro, e io intrapresi anche una certa battaglia, diciamo, con i datori di lavoro di Chiara, che non lo volevano riconoscere come malata, e poi finalmente siamo riusciti a vincere, diciamo, questa battaglia, e comunque Chiara è tornata poi finalmente al lavoro, e mi pare fosse stata creduta, tra virgolette, dal suo primario, il quale stava dalla sua parte, perché conosceva Chiara, sapeva che era una persona seria, non è che poteva stare a casa così perché non aveva voglia di lavorare, e quindi la supportò in questa battaglia che avevano avuto, e effettivamente poi riconobbero la sua malattia, e comunque nel frattempo stava meglio, e poi alla fine è tornata proprio alla vita normale, anche lei non vuole dire tanto, non è tanto, è un po' scaramantica, diciamo, che dice meglio non dire, non dire niente, però l'ho vista con i suoi due bambini, adesso che ne ha tre, in giro in un convegno che abbiamo fatto in Lombardia per parlare di questa patologia, e chiaramente questa è stata una grande soddisfazione perché appunto a quel tempo non aveva nessun figlio quando si ammalò, e adesso ha tre figli, è tornata a lavorare, e insomma sta bene. E di energie per tre bambini ce ne vogliono, quindi altro che stanchezza. Quando dico tre bambini vuol dire allora chiaramente non se lo sarebbe permesso, e forse non pensava di avere. Questo è il risultato di un terapia di successo, anche se purtroppo va detto che molti pazienti che hanno la sindrome di cronica non hanno una terapia di successo disponibile.
e quindi vanno avanti per anni, ragazzi, spesso sono persone giovani, ecco, una caratteristica che la sindrome fatica cronica non colpisce gli anziani, salvo eccezioni, non ci sono anche degli anziani, ma sono soprattutto giovani quelli che sono colpiti, e spesso, quasi sempre, diciamo, dopo fatti infettivi, cioè c'è un'infezione anche banale, un'influenza, un mal di gola, una gastroenterite, oppure la mononucleosi, un po' classica, ma non è così, possono esserci tante altre infezioni, e dopo il sistema immunitario, per qualche motivo non conosciuto, rimane come attivato, persiste a, diciamo, a reagire contro quell'infezione per la quale all'inizio si era attivato, che poi se n'è andata ovviamente questa infezione, ma persiste questa, diciamo, attivazione del sistema immunitario che produce delle sostanze che sono alla base di questa sintomatologia, che è appunto quella simile influenzale, avere una specie di influenza. In più ci sono proprio questi, una cosa importante di questa sindrome è proprio il disturbo della concentrazione, della memoria e del sonno. Tipo influenza, ma persistendo molto tempo, ovviamente ragazzi che andavano a scuola, che vanno a scuola e non possono più andarci. Ecco, ci sono stati anche degli altri successi, mi viene in mente adesso una ragazzina, una bambina a quel tempo, sua mamma si è battuta moltissimo, e anche lei è ancora attiva, diciamo, nella dimostrazione, nel cercare di diffondere l'informazione sulla sindrome infettiva cronica. Questa bambina allora, che oggi è una ragazza che fa l'università, e che anche lei ha avuto una storia di successo, perché inizialmente non riusciva più ad andare a scuola e anche lì ha avuto grosse difficoltà a essere ricreduta nell'ambito della scuola, ma poi dopo diverso tempo comunque ha avuto dei benefici notevoli, adesso sostanzialmente è guarita, comunque ha delle piccole ricadute ma non così severe, sotto controllo. Comunque è un'altra storia di successo, mi viene in mente mentre sto parlando del fatto dei giovani. Comunque sono molto, molti giovani, ripeto, però spesso non hanno una storia di successo, perché delle volte, per motivi che non capisco, non funzionano i trattamenti che funzionano nell'altra cosa. Ma questo vale per tutta la medicina. Purtroppo nel cancro sappiamo bene, nei tumori, che abbiamo le stesse malattie in cui, facendo gli stessi trattamenti, uno guarisce e l'altro è morto. Lo stesso trattamento, per cui non si capisce, cioè, chiaramente una risposta individuale, probabilmente su base genetica, che in qualche maniera predispone al successo o no del trattamento, dello stesso trattamento con la stessa malattia. Le difficoltà sul lavoro che hanno avuto Chiara e anche nella scuola dell'altra ragazza mi fanno capire che in realtà è anche un problema sociale questa malattia, perché spesso non viene riconosciuta. Guardi, ieri. Ho visto un ragazzo giovane, il quale mi ha piuttosto, era un po' imbarazzato, ma mi ha detto che la visita di controllo che ha fatto la commissione, così in commissione apposita, perché io avevo scritto una dichiarazione in cui elencavo tutti i sintomi della sua patologia, cos'è questa patologia, pubblicata su Annals Internal Medicine nel 1994, 15 dicembre, Fukuda e collaboratori, sono anch'io come coautore, cioè non è che era la mia idea, è un discorso dei CDC di Atlanta, che è una specie di Ministero della Salute americano, cioè non è una roba che viene fuori così da uno che dice, ebbene, uno dei medici che della commissione lo ha aggredito praticamente, aggredito verbalmente, dicendogli di tutto, che lui doveva tornare a lavorare, che lui mentiva, che io ero un ciarlatano. Questo gli ha detto, guardi professore, che il medico ha detto che lei è un ciarlatano. Ora adesso chiaramente sto lottando per la querela, non è possibile una cosa del genere. Dopo avergli mandato una documentazione che, diciamo, attestava questa patologia, che lui magari non potrà credere, ma altri credono, che è pubblicata sulle riviste mediche, non su un giornale di partito, per dire. No, cioè una cosa che non si può, non è d'accordo, però non può dire che è un ciarlatano. Ciarlatano sono altri, perché senza pubblicare sulle riviste mediche, no? Invece vogliono propugnare trattamenti, come succede anche in questi giorni, che non sono codificati, nessuno sa cosa sono, non sono pubblicati sulle riviste mediche, e chiaramente ci sono tanti pazienti che
vogliono quei trattamenti per non averne dato, grazie, è evidente che così, ma però questo è il termine per cui si dovrebbe dire ciarlatano, no? Quando uno racconta delle storie che non sono verificate. Invece la sindrome della fatica cronica, per tornare a bomba, diciamo, è una patologia che è documentata, tra l'altro in Italia, dalla mia prima descrizione, sono diversi centri oggi che la riconoscono, la trattano, e l'AGNAS, l'Agenzia Nazionale per la Salute Regionale, diciamo, sta lavorando per mettere insieme, abbiamo lavorato con diversi colleghi a livello nazionale, per mettere insieme un libro destinato ai medici per fare informazione, sulla sindrome della fatica cronica, una patologia che quando colpisce è veramente debilitante, veramente importante, molto di più di quanto non si ritenga, e purtroppo viene banalizzata spesso anche dai medici, questo è grave, capisco quelli che non conoscono, ma dunque la storia di Chiara mi è sempre davanti come risultato, diciamo, di una battaglia che avevo combattuto sia come medico che anche come diciamo avvocato, avvocato suo di difesa nei confronti di chi non l'aveva riconosciuto. Sì, perché deve essere anche molto frustrante essere malati e sentirsi anche accusati di fingere una malattia o comunque di non avere la possibilità di un riconoscimento. Tutti, quando uno ha un tumore, per esempio, c'è ormai, il rispetto della malattia. Guarisce, tutti hanno un grande rispetto, di questo sono tutti solidali, ma quando uno ha una malattia come la sindrome della fatica cronica, che ormai distrugge la vita per anni, e nessuno diciamo, è solidale. Quindi Chiara ha dovuto combattere una doppia battaglia in realtà contro la malattia e gli altri combattono questa battaglia. La differenza è Chiara di successo, nel senso che è riuscita in un ambito che nell'altro avere dei risultati positivi. Beh, però ecco, speriamo che sempre più invece comunque almeno l'informazione medica ci sia e che sia questo che possa poi dare il veicolo anche a sì che si sappia che esiste e che quindi anche in ambito lavorativo sia riconosciuta. Certo, ma evidentemente ci sono dei problemi alle volte della diagnosi, certi. Ma non è cosa più semplice, non è un esame istologico, uno fa una biopsia, o fa un esame del sangue, c'è fuori la diagnosi. Certo. Alle volte questa è difficile, per cui ci possono essere dei dubbi alle volte, in certi casi non ci sono nessun dubbio perché è così evidente, un atleta, un ragazzo bravissimo a scuola che improvvisamente ha un'infezione, sta a letto una settimana e dopo per anni non riesce a alzarsi dal letto, voglio dire, non è che ci voglia molto capire che c'è un rapporto. Certo. Che chiaramente questo qua ha avuto qualcosa di importante che lo ha colpito, no? È diverso invece quando sono delle storie più sfumate, chiaramente, peraltro anche in questo caso il paziente sta male, quindi è sempre importante cercare di, in qualsiasi situazione, cercare di aiutare il paziente, ecco, in qualsiasi situazione, che sia chiaro o non sia chiara la diagnosi, che se non è chiara per uno se sta male, qualcosa deve avere, qualcuno deve. Quindi si provano anche altri trattamenti, per esempio il discorso della depressione spesso avviene che alle volte c'è nella sindrome della fatica cronica, ma reattiva, compare dopo. In alcuni non c'è proprio mai, perché sono delle persone, per esempio Chiara, se ricordo bene, non ha avuto nessun problema con la depressione, perché era sempre riuscita a reagire, nonostante stesse malissimo, però aveva un'attitudine a cercare di migliorare, comunque non era depressa. Che quello poi anche in tante malattie così, ognuno poi ha la propria attitudine, la propria personalità. Quelli che hanno tumori, c'è chi è depresso, chi non è depresso, chi invece ha una voglia di farcela, ce la fa. Certo.